Bene, abbiamo visto nella scorsa lezione il concetto di continuità, le proprietà delle funzioni continue in intervalli chiusi e limitati e in particolare i modi in cui una funzione può essere discontinua, discontinuità di tre tipi, assalto, divergenza ed eliminabile. Okay? E poi gli asintoti, due di questi asintoti sono, anzi, un tipo di asintoto è associato ha una discontinuità, quando la funzione ha una divergenza, ha anche un asintoto verticale. Okay? Oggi cerchiamo esercizi in cui cerchiamo di individuare se la funzione presenta delle discontinuità e in quel caso di quale tipo sono, A e B, se ci sono asintoti e quali sono. Cominciamo con una funzione semplice, vediamo di prendere il libro, eccolo qua. Cominciamo con questa, y uguale in frazione numeratore 2x al denominatore x-4. Questa è una funzione, cominciamo con la classificazione, analitica, pardon, certo. Algebrica. Razionale, fatta, ed è di secondo grado. Okay. La classificazione ci è utile perché ci aiuta a capire che tipo di discontinuità può avere, perché quelle discontinuità sono, in prima battuta almeno, associate al dominio. Andiamo a vedere qual è il dominio della frazione. Essendo fratta, non è calcolabile in quei punti in cui il denominatore si annulla. Quindi il dominio della funzione sarà dato dai punti reali, escluso il 4, perché è l'unico punto che annulla il denominatore. x-4 si annulla in 4. Se è abbastanza evidente, non serve che mi dilungo su questo, giusto? Perfetto. Quindi in 4, visto che lo butto via, sospetto che ci sia un problema per la funzione, cioè in 4 non può essere continuo. Perché? Perché quantomeno viene a mancare la prima delle condizioni, delle tre condizioni che abbiamo visto, cioè in 4 non è calcolabile. Ok? Quindi non è continuo. Per vedere che tipo di discontinuità mi chiedo perché non è calcolabile. Quindi vado a vedere come si comporta, non in 4 perché non posso, ma vado a vedere qual è il limite a cui tende la funzione se x tende a 4. In base a quel risultato potrò classificare la discontinuità. Quindi nel punto 4 è un punto di discontinuità, perché lo tolgo dal dominio, chiamiamolo x0 uguale a 4. Quindi vado a vedere che tipo di discontinuità calcolando il limite per x che tende a 4 della nostra funzione 2x fratto x meno 4. Qui abbiamo un esempio molto semplice un caso molto semplice di limite. Il numeratore converge a 4, non ha problemi, è a 8, scusate, il denominatore va a 0. Quando ho un numeratore finito diverso da 0, un denominatore infinitesimo, la funzione diverge. Quindi in 4 ho una divergenza. Quindi x0 uguale a 4, ho una discontinuità a divergenza. E inoltre, visto che il limite è infinito, x uguale a 4 è un asintoto verticale. Ok? Vediamo se ci sono altri asintoti. Cerco altri asintoti. In particolare vado a considerare il limite per x che tende a infinito della funzione 2x fratto x meno 4.
Qui ho un caso di indeterminato del tipo infinito fratto infinito, perché divergono entrambi. Ma essendo una funzione razionale, fratta, ho un rapporto tra due polinomi, qui vedo che il grado è lo stesso, il polinomio al numeratore di primo grado e il polinomio al denominatore di secondo grado, quindi la funzione converge all'infinito al rapporto dei coefficienti delle x di grado più grande. Mi converge a 2 fratto 1, cioè a 2. Dato che all'infinito la funzione è convergente, allora questo mi permette di dire che la retta y uguale al valore del limite, che è 2, è asintoto orizzontale. Perché tutte le volte che ho il limite per x che tende a infinito di f di x uguale a k costante, numero reale, allora la retta y uguale a k è asintoto orizzontale. E quindi nel grafico la funzione si comporterà in questo modo. Anzi, potremmo fare anche così. Fatemi possiamo utilizzare, per esempio, GeoGebra per tracciare proprio il grafico. Scriviamo la funzione y uguale a, era 2x se non sbaglio, diviso, mi servirebbe qui, ecco, x meno 4. Qui vedete che la retta x uguale a, diciamola in questo modo, x uguale a 4 e la retta y, 4 scusate, e y uguale a 2 sono asintoti. Questa, vediamo se riusciamo. Colorare in rosso e i due asintoti li coloriamo entrambi in rosso. Riuscite a vederli. In verde c'è il grafico della funzione, anzi facciamo ancora meglio, facciamo così. Istantanea e la inseriamo qua dentro. Abbiamo qui il grafico della funzione, questo in verde è il grafico di y uguale a 2x fratto x meno 4. Questo orizzontale è l'asintoto y uguale a 2 e quello verticale è l'asintoto di x uguale a 4. Come vedete non ci sono altri asintoti. Se andassimo a cercare gli asintoti obliqui, dovremmo calcolare, quindi del tipo y uguale a mx più q. Dobbiamo calcolare prima m, che è il limite per x che tende a infinito della nostra funzione diviso ancora per x. Quindi nel nostro caso avremmo 2x fratto x alla seconda meno 4x. Vi ricordo che dividere per x significa moltiplicare per x il denominatore e questo evidentemente è 0, perché ho un rapporto di due polinomi dove il denominatore ha un grado maggiore del numeratore, quindi cresce più rapidamente. Se usassimo la solita tecnica di raccogliere le x di grado più grande, semplifico la x al numeratore con x alla seconda del denominatore, rimane 1 su x che va a 0 se x va a infinito. Ok?
Poi se scegliamo la Q, se poi calcoliamo Q, ritroviamo l'asintota orizzontale. Questo è il limite per x che tende a infinito di f di x meno m volte x. Ma questo essendo 0, la parte mx se ne va e quindi ritrovo il valore di 2 che ho trovato prima. Facciamolo per bene con calma. Questo diventa il limite per x che tende a infinito di 2x fratto x meno 4, che è 2. Quindi ritrovo l'asintota orizzontale. Quindi ho simbole a 0x più 2, un asintota orizzontale, che avevo già trovato prima. Ok? Quindi questa funzione presenta una discontinuità di divergenza in 4, un asintoto verticale x uguale a 4, un asintoto orizzontale y uguale a 2. Ok? Ci sono domande? Bene, cambiamo esercizio. Andiamo per esempio un pochino più succulento. Questo. Vediamo la funzione, eccolo qua, y uguale a x alla seconda fratto x meno 1. Anche in questo caso abbiamo una funzione analitica, algebrica, razionale e fatta di secondo grado. Essendo fratta andiamo a vedere il denominatore x meno 1 che si annulla se x uguale a 1. Quindi il dominio della funzione sarà dato da tutti i numeri reali a cui tolgo l'1. Quindi in x uguale a 1 ha una discontinuità. Perché in quel punto la funzione non esiste. Andiamo a vedere che tipo di discontinuità andando a vedere il limite. Quindi per x che tende a 1, di x alla seconda fratto x meno 1, il numeratore va a 1 e il denominatore va a 0, la funzione diverge. E quindi x uguale a 1 è un asintoto verticale. E quindi in 1 la funzione ha una discontinuità a divergenza. Ok? Ci sono domande? Andiamo a vedere gli altri asintoti. Qui io direi di cercare direttamente gli asintoti obliqui. Cerchiamo M. Limite per x che tende a infinito di f di x fratto x, cioè il limite per x che tende a infinito di x alla seconda fratto x meno 1 fratto x, che possiamo scrivere come x alla seconda fratto x alla seconda meno x, il limite è 1. Numeratore e denominatore sono entrambi di grado 2. X alla seconda e il numeratore e il denominatore hanno coefficiente 1, quindi 1 diviso 1 fa 1. Il limite, quando la funzione è fatta da due numeratore e denominatore dello stesso grado, il limite è il rapporto dei coefficienti delle x di grado più alto. In questo caso è 1 sopra e 1 sotto, 1 diviso 1 fa 1. Ok?
Calcolato M, andiamo a calcolare Q come il limite per x che tende sempre all'infinito della funzione meno m che abbiamo appena trovato per x. Quindi avremo il limite per x che tende all'infinito di x alla seconda fratto x meno 1 meno u, m che è 1 per x. Sommiamo i due termini. X meno 1 che viene x alla seconda meno x per x meno 1 e quindi avremo x che tende all'infinito di x meno 1 che x alla seconda meno x alla seconda più x, le due x alla seconda si semplificano e rimane x fratto x meno 1 che dà come limite 1. Quindi la retta y uguale a x più 1 è asintoto obliquo. Ok? Non ci sono altri asintoti perché? Perché se cercassimo l'asintoto eventualmente orizzontale, andessimo a cercare il limite per x tende all'infinito di x alla seconda fratto x meno 1, troveremo che il numeratore di grado 2 e il numeratore di grado 1, questo limite diverge, va all'infinito. Quindi non ci sono asintoti obliqui e orizzontali. Possiamo anche in questo caso andare a vedere come è fatta la funzione. Qui cancelliamo. Allora, torniamo un attimo indietro. Cercare gli asintoti orizzontali, dovrei cercare il limite per x che tende all'infinito di f di x. Quindi il limite per x che tende all'infinito di x alla seconda fratto x meno 1, ma questo è infinito, perché il numeratore è di grado più grande del denominatore. Quindi se la funzione non converge all'infinito, non ho asintoti orizzontali. Ce le ho solo, andiamo a vedere quello che abbiamo scritto nella funzione precedente, solo se il limite è finito. Se la funzione non converge, se la funzione diverge all'infinito, non posso scrivere y uguale a infinito, che retta è, non esiste quella retta. In quel caso dico che non c'è l'asintoto orizzontale, invece c'è quello obliquo. Andiamo a vedere come è fatto. Adesso torniamo nella di prima, cambiamo questa. Ecco, la nostra funzione è x alla seconda, diviso x meno 1, mi pare fosse giusto. Quindi abbiamo qui la retta x uguale a 1, che è l'asintoto verticale, e la retta y uguale a x più 1, che è asintoto obliquo. Coloriamoli di rosso, tutti e due, giusto per distinguerli dalla funzione che invece è in verde. Ho cancellato, chiedo scusa, x uguale a 1 è l'asintoto verticale. Eccolo. Ah. Buona. Ecco i nostri due asintoti. Funzione in verde, gli asintoti sono la retta verticale x uguale a 1 e quella orizzontale y uguale a mx più 1. Possiamo anche farci mostrare. Foto di questa e la mettiamo a fianco della punta.
Questa è la funzione, quella in verde, y uguale a x alla seconda fratto x meno 1. Qui abbiamo l'asintoto obliquo, y uguale a mx, a x più 1. E qui c'è l'asintoto verticale, x uguale a. Okay. E come vedete non ci sono asintoti orizzontali. D'accordo? Detto questo, possiamo tentare un altro esercizio. Esempio. Questo è interessante. Proviamo questo qui. La funzione y uguale, viene di frazione, al numeratore abbiamo la radice quadrata di x alla seconda più 4, al denominatore x. Ok? Qui abbiamo questa funzione analitica, algebrica, questa volta è irrazionale, perché la x è sotto radice ed è fratta, ed è di terzo grado. Se la trasformo in razionale intera, y diventa y alla seconda per eliminare la radice, che è moltiplicato per x, fa y alla seconda per x, che è di terzo grado. Qual è il suo dominio? Beh, qui ho due condizioni per il dominio: essendo irrazionale ed essendo fratta, devo assicurarmi che il denominatore non sia zero, ma anche che radicando non sia negativo. Quindi il denominatore, quindi il dominio della funzione, è determinato da due condizioni: il denominatore è diverso da 0 e radicando x alla seconda più 4 maggiore o uguale a 0. Denominatore è semplicemente x, quindi x deve essere diverso da 0, x alla seconda meno 4, più 4 maggiore o uguale a 0. Qui, come vedete, questa diseguaglianza è una banalità, perché ho x alla seconda che è sempre positivo, male che vada è nullo, e 4 è sempre positivo. Quindi se aggiungo x alla seconda 4, il risultato non potrà mai essere negativo, al minimo è 4. Quindi questa vale qualunque sia la x. Quindi il dominio della funzione è dato da tutti i numeri reali, escluso lo 0, se preferite x reale da cui tolgo lo 0. Ok? Andiamo a vedere, quindi in 0 la funzione è discontinua, x uguale a 0 sarà sicuramente un punto di discontinuità. Andiamo a vedere di che tipo. Il limite per x che tende a 0, radice di x alla seconda più 4 fratto x, il numeratore tende a 2, il denominatore a 0, la funzione diverge. Quindi x uguale a 0 è un asintoto verticale. Ok? Andiamo a cercare gli altri asintoti, se ce ne sono. Cerchiamo gli altri asintoti. Quindi andiamo a vedere il limite per x che tende a infinito, cerco quelli orizzontali, radice di x alla seconda più 4 fratto x.
qui per riuscire a confrontare, io ho una forma determinata, infinito, fatto infinito. Per riuscire a confrontare gli infiniti, facciamo la solita procedura, quindi raccolgo sotto radice x alla seconda. X alla seconda per 1 più 4 fratto x alla seconda e sotto mi rimane x. Ok? Attenzione però, se porto fuori dalla radice x alla seconda, non ho x e basta, ma ho il valore assoluto di x, perché ahimè il quadrato cancella il segno. Quindi ho limite per x che tende a infinito, il valore assoluto di x per radice di 1 più 4 fratto x alla seconda, tutto fratto x. Ok, qui questa parte a infinito va a 0, quindi è un infinitesimo. Quindi questo limite è lo stesso che avrei se quella parte non ci fosse. Quindi questa funzione si comporta come all'infinito, come radice di x fratto x, che assume due valori diversi a seconda che x sia positiva o negativa. Abbiamo già visto che il valore assoluto di x vale x se x è maggiore di 0, vale meno x se x è negativo. Quindi qui ho due esiti di questo limite. Se x tende a più infinito, quindi scriviamola per bene, questo vale più 1, perché a più infinito radice assoluto di x vale x e x su x fa 1. Se invece tende, faccio tendere x a meno infinito, vale meno 1. Quindi qui ho due asintoti orizzontali. Sono le rette y uguale a più 1 a più infinito, quindi a destra, e y uguale a meno 1 a meno infinito, quindi a sinistra. Non ho asintoti obliqui. Perché? Perché se calcolassi la m arriverei a un'espressione di questo tipo con un x alla seconda denominatore e otterrei 0. Quindi ritrovo gli asintoti orizzontali. Quindi questa funzione in totale ha tre asintoti. Uno verticale, x uguale a 0, e due orizzontali, y uguale a 1 e y uguale a meno 1. Ok? Andiamo a vedere come sono fatti. Risolviamo quello che abbiamo scritto prima. Facciamo il grafico della funzione. Vediamo x alla seconda cos'era più 4 se non sbaglio. Sotto radice, più 4, ecco, tutto diviso x, x però è fuori dalla radice. Buono. Vedete i due asintoti. Intanto scriviamo quello verticale, x uguale a 0, l'asse delle y. E poi abbiamo y uguale a 1, che è asintoto a più infinito, e y uguale a meno 1, che è asintoto a meno infinito. Coloriamo come al solito.
Rosso questo. Vedete la differenza tra i due asintoti? Y vale a più 1 asintoto a destra, y vale a meno 1 asintoto a sinistra. O meno infinito, se possiamo dire così. Facciamo un po' anche di questa. Inseriamo negli appunti. Sparita, eccola qua. Scusate un secondo, la rimetto. Perfetto, eccola qua. Qui abbiamo l'asintoto verticale, y uguale a 0, che è l'asse delle y. Questa è la funzione. Radice di x alla seconda più 4 fratto x. Qui abbiamo il primo asintoto, y uguale a 1, a più infinito. E qui abbiamo il secondo asintoto, questo, y uguale a meno 1, che è asintoto solo a meno infinito a sinistra. Cioè la funzione si avvicina a questa retta solo se x tende a più infinito. Mentre se x tende a meno infinito, approssima l'altra retta, y uguale a meno 1. Quindi totale 1, 2, 3 asintoti. Ok? Questo succede quando ho, tipicamente, quando ho funzioni irrazionali, cioè dove ho la radice. Per cui, estraendo la x da radice, mi ritrovo con un valore assoluto e quindi il segno è diverso a seconda che vada a più o a meno infinito. Ok? Non so se riusciamo a farne un altro. Ce la facciamo? Quanto tempo ci resta? Sì, ce la facciamo tranquillamente. Allora, uguale al numeratore ho 2x alla seconda meno 1, al denominatore x alla seconda meno 9. Anche qui una funzione analitica, algebrica, razionale. Questa è di terzo grado. Andiamo a considerare il dominio. Il dominio, vedo il denominatore, x alla seconda meno 9, mi chiedo se è nullo per qualche valore della x. Io ottengo più o meno 3. Quindi 3 e meno 3 sono valori della x che annullano il denominatore, quindi devo escluderli dal dominio. Quindi il dominio della funzione sarà tutti i numeri reali, esclusi 3 ed escluso meno 3. Oppure se preferite, r a cui tolgo l'insieme 3 meno 3. E più 3. Okay? Quindi in 3 e meno 3 la funzione ha qualche difficoltà, ha qualche patologia, è discontinua. Andiamo a vedere che tipo di discontinuità.
vado col limite che si estende a meno 3 di 2x alla seconda, se non mi ricordo male, meno 1 fratto x alla seconda meno 9. Allora, il numeratore tende a 2, 9, 18, meno 1, 17, diviso 0, la funzione diverge. Quindi in x uguale a meno 3 è una discontinuità a divergenza. E quindi x uguale a meno 3 è asintoto verticale. Andiamo a vedere il limite. X che tende a più 3, quindi 2x alla seconda meno 1 fatto x alla seconda meno 9, visto che ho una funzione che è pari, qui ci sono solo x alla seconda, quello che succede in più 3 è uguale a quello che succede in meno 3, quindi anche in questo caso la funzione diverge. Quindi x uguale a più 3 presenta un punto di discontinuità a divergenza. E quindi x uguale a più 3 è un asintoto verticale. Ok. Qui osservo che la funzione, dov'è? Eccola qua. Ha un numeratore e un denominatore di grado 2, tutti e due dello stesso grado. Quindi se andassi a cercare gli asintoti obliqui non li troverei. Che se devo dividere per x aumento di un'unità il grado del denominatore, quindi ottengo un m che va a 0. Quindi vado a cercare direttamente gli asintoti orizzontali. Facciamo il limite per x che tende a infinito di 2x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda meno 9. E qui otteniamo 2. Una forma determinata infinito fratto infinito, numeratore e denominatore dello stesso grado, la funzione converge al rapporto dei coefficienti delle x di grado più alto, qui come se ci fosse 1. Okay. Quindi m, anzi la retta y uguale a 2 è asintoto orizzontale. Quindi anche questa funzione, come la precedente, ha tre asintoti, solo che stavolta due sono verticali, uno è orizzontale. D'accordo? Andiamo a vedere anche questa. Dovremmo riuscire a farcela. Abbiamo 2x alla seconda, che cos'era meno 1 se non sbaglio, diviso x alla seconda meno 9. Ok. Vedete i due asintoti verticali, andiamo a disegnarli. X uguale a meno 3, x uguale a più 3 e poi abbiamo y uguale a 2. Rosso. Ops, perché l'altro.
Anche fatto. Funzione con i due assintoti, vedete che stavolta l'assintoto orizzontale è asintoto sia in più infinito che a meno infinito, non c'è problema di segno. Inseriamo questa negli appunti. Un grafico vale 10.000 parole, quindi oggi abbiamo scritto parecchio, abbiamo fatto tanti grafici. Allora, abbiamo appunto la funzione, quella in verde, 2x alla seconda, cos'era, meno 1, fratto x alla seconda, meno 9, i due asintoti, y uguale a 2, e quelli verticali, x uguale a meno 3, e x uguale a più 3. Ok? Bene, ci fermiamo qui però.